Bella raga, 2-0 col Cagliari. Scusate il ritardo, ma purtroppo, come tutti, ho dovuto vedere la partita su Cazzon, quindi sono arrivato all'incirca mezz'ora dopo col video, ma tanto che cazzo devi fare? Fa scatti ogni 3x2, quindi la devi vedere così, ormai c'è poco da fare. Solita sudata, anche col Cagliari, ma noi siamo abituati nel nostro DNA a sudare anche con il Canicattì. A maggior ragione se non ammazzi la partita con il turnover che abbiamo fatto e alla fine soffri perché in molti erano scoppiati. Il turnover ci stava perché abbiamo il turno in Champions, ci stava a far giocare gente come Gagliardini, Dalbert che tanto in lista Champions non ci sono, se non li provi adesso non li fai giocare mai, quindi va bene. L'unico problema è che alla fine verso il 60esimo erano tutti completamente scoppiati. E quindi abbiamo sofferto come sempre, niente di trascendentale, le ascelle non hanno cominciato a sudare, per fortuna, però c'era da stare allerta. Siamo goduti il primo gol di Lautaro Martinez, veramente questo giocatore è una perla, bisogna tenerlo buono, sto diamante grezzo perché questo c'ha classe veramente. Poi ovviamente nel secondo tempo è un po' sparito, ma ci stava, ha avuto anche l'infortunio, era reduce, non c'ha assolutamente il ritmo partita, quindi va bene così. E poi è grandissima anche la partita di Politano, non solo per il gol, ma sempre ficcante, sempre incisivo. E quindi si sta guadagnando il rispetto il ragazzo, non c'è male, non c'è male. Ora la classifica, ragazzi, come vedete, comincia a sorridere. Vi ricordate quando all'inizio, dopo 3 partite, vi dicevo state calmi, la squadra c'è e invece voi continuavate a schiaffeggiarvi i coglioni? Vi ricordate? Ecco, ora metteteci la cremina, perché mi dovete stare a sentire. Non potevamo essere così merdosi come le prime 3 giornate, no? Puttana miseria, si vedeva che non potevamo essere così. Fortunatamente in questo momento ci stiamo riprendendo, poi ovviamente siamo l'Inter, il cataclisma è sempre dietro l'angolo, per carità del Signore, però finalmente dai, ci siamo un pochettino ripresi. E mi è piaciuto molto Borja Valero stasera, veramente niente male, il giocatore, ma lo sappiamo che è un giocatore serio. Poi c'è stata il solito massacro per Candreva. Un massacro che è autolesionista perché non porta niente, perché il giocatore si vede che gli sta soffrendo questi fischi e quindi non giova a noi, ma d'altronde chi va a San Siro paga il biglietto, farà un po' come cazzo gli pare, c'è poco da fare da questo punto di vista. Io a sto punto Candreva lo farei giocare solo che in trasferta, forse sarebbe meglio così. E adesso ragazzi, niente, ci prepariamo per la Champions. La classifica un pochettino l'abbiamo sistemata in campionato, ora abbiamo la partita col PSV. Speriamo che il turnover sia servito per andare a prendere 3 punti col PSV Eindhoven, che sarebbero fondamentali, di fondamentale importanza. E ci gustiamo una bella domenica tranquilla, che sembrerà strano, ma è una settimanella, 10 giorni che ci gustiamo i servizi post partita, non ci scanniamo e ce la gustiamo. E quindi godiamoci una bella domenica e bella raga! Per me c'è solo l'Inter.